Konnichiwa, benvenuti a tutti i miei canali, sono come sempre Giappo Gamer, benvenuti qui in un nuovo episodio di Indivisible. Allora, siamo giunti, cari amici, cari amiche, cari fan, cari voi tutti, all'episodio numero 21 di questo incredibile platform RPG. Allora andiamo subito a vedere che cosa succede nel fantasioso mondo di Indivisible. Ok, allora abbiamo un po' il da fare. Allora, la mappa parla chiaro. Possiamo andare probabilmente giù a sinistra. Ok. Invece di qua a destra. Ah, già, c'è quel vento che ci spinge via, cazzarola. Cavolo, allora vediamo un po'. Eh sì, ma lassù come... Caspita, ci arriviamo. Porca la miseriaccia. No, cavolo, c'è pure la gemma lì. Ok. Cazzarola, dai coraggio, Ashna. No, non la lisciare, ti prego. Cavolo. No, c'è la gemma rossa, cavolo. Vediamo un po'. Tocca prenderla in qualche modo. Ah, però poi è chiuso lì. Ok. Mentre dice sotto sarebbe aperto. Cazzarola, vediamo un po' invece qua sotto. Ma non è che ci sia qualche caspitranello qua, no? Ah, ok, quello l'ha distrutto, buoni tutti. Non è che si è aperto qualche passaggio miracoloso? Ah, ma ci sta il vento, ok, vediamo un po', buoni tutti. Ok, bene così. E poi ci sta un bel tempio bello grosso dove salvare. E noi salviamo la partita, bene così. Che accade? Già. Quadira. Here, child. Let me offer you some water from my hair. Vai, vai, grandissima. Vai con l'acqua. Oh, vai che abbiamo risuscitato. Come che schifo, dai. Thank you so much. I thought I was going to die out here. My throat feels so much better. No, tranquilla, tranquilla, dai, abbiamo salvato, dai. It is far more nourishing than regular water. So gross. Shush, Razmi. What are you doing out in the middle of the già nel, anyway? Nel mezzo già nel bel mezzo del deserto già. The imperialist army of the Iron Kingdom, but I lost them in the sandstorm. Iron Kingdom, huh? They have been a scourge upon my people. È un flagello già. Their armies have been taking more and more territory under the guise of protection. Ok. My brother was fighting to defend our land, but went missing some months ago. Poraccio. One of our warriors returned with his sword and cape, which I carry now. Dai, 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 che magari è un altro nuovo guerriero. Va, dai, dai, è bene così, bene così. Wow, that's so cool. Con uno scudo? Ah, cavolo, già, bello scudo c'ha. Grandissimo Kadira. Quadira, forse Quadira. Quadira, l'ho detto in inglese. Quadira, lo diranno sicuramente. Wow, just like me. Kinda. When his sword was returned to us. Ma una femmina, Quadira, già, grande, grande. Un'altra femmina combattente. Però interessante, interessante, eh.
I was tracking a troop of Iron Kingdom soldiers when the sandstorm hit. Se tempeste di sabbia maledette. Sono un vero flagello, porca la miseriaccia boia. Vai, ti aiuteremo noi, tranquilla, tranquilla. Cambi programma. Un altro peso morto, e dai, Dar, su, ma non fare così, cavolo. You rush in to help anyone you see. And you only speak up to add something negative. She wants to avenge her brother. Appunto, vuole vendicare suo fratello, Dar, ma che cavolo, eh? Anyway, children, the only way to Marifa is through the temple. So we may as well. Attraverso il tempio. There's strength in numbers. L'unione fa la forza. Ottimo, ottimo. I want to see under your mask. Is your face all weird? Do you have no lips? Let me see. Ok, bene, bene. I'll believe it when I see it. Let's just take a quick peek. No. Appunto, dai, ma che occhiatine, dai, su. Come along anyway. Ti assorbirà a prescindere. Ok, bene così. Welcome, no lips. Benvenuta senza labbra. Si è abbandonato improvvisamente, chissà per quale motivo, eh. Certo, dobbiamo andare solo nei posti più pericolosi in assoluto, porca la miseriaccia boia. Just one little thing for old Rosmi. Well, if we have to go through here anyway, no big deal, right? Nice. Nice. Yeah, time to find out what a sandworm is. Uh-oh. Il verme della sabbia? Ok, Quadira, la guerriera in incognito, si arruola con te. Ok. Vediamo un po' quanto è potente sta Quadira. Tutti gli attacchi. Attacchi successivi. Tutti gli attacchi di Quadira hanno un attacco successivo gratuito. Tocca di nuovo attacco per usarlo. Ok, diciamo monattacco. Bene bene, può essere interessante nelle strategie di battaglia. Abbiamo quasi riempito le nostre riserve. Tra altre cose, Quadira 7412. 7412. Anche più di Torani, che è 5217. 7400 è buonissimo. Pure più di Ajna, che è 6008. Più di Dare, più di Tungar. Quadira è potentissima, cavolo. E insieme al nostro gruppo Torani e la, con gli HP quelli più minori rispetto agli altri. Ok, posti di Torani. Abbiamo un po'. Abbiamo un po' di continuare. Ovviamente. Looks like we can't get through this way after all. Ah, che caspita però. Una strada sotterranea. Potrebbe non essere facile, già, giustamente noi le vie facili giustamente non ci piacciono, cazzarola, no. Dio, guarda che figata quella scultura gigante alla faccia, mamma mia. Allora direi proprio dentro questo buco. Vediamo un po' la mappa. Eh sì, poi pure arancione, cavolo. Porca la miseria, che caspita di grotta. Ma che è quello, un drago? No dai, ci mancano giusto i draghi qua dentro. Dio santo benedetto. Ma perché la testa mi pare proprio di un drago. Porca la miseria. No, di qua, no. Ok, ci sta un tempietto. E ok, bene così. E ok, bene, così qua nel regno interiore di Ajna, questo bel regno, bello colorato, vivace, insomma ricco di tutti i personaggi che fanno parte del roster, oserei dire, della stessa Ajna. E allora, anche questo episodio numero 21 ovviamente termina qui. Io spero vi sia piaciuto. Per questo episodio vi chiedo di arrivare a 10 like. So che ragazzi ci avete da fare ad arrivare a 10 like, non ve ne chiedo milioni e miliardi, ma almeno a 10 per supportare questa serie incredibile, sì. Commentate, condividete con i vostri amici e amiche, mi raccomando, per far conoscere JappoGamer un po' in lungo e in largo. Ovviamente vi aspetto anche nei miei vari social. Come sempre ricordo essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Vi invito anche a iscrivervi al mio canale se non siete iscritti. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella per rimanere aggiornati con i miei svariati video
ed episodi sul gaming giapponese a 360 gradi. Recentemente ho aperto anche un blog che si chiama giappogamer.home.blog su WordPress, quindi se volete potete seguirmi anche lì, se siete curiosi di sapere le ultime news e recensioni di videogiochi che riesco a portare a termine qui sul mio canale. Allora seguitemi anche lì, vi ricordo appunto giappogamer.home.blog. E allora, cari ragazzi, cari voi tutti, vi ringrazio uno a uno per essere arrivati fin qui. Vi abbraccio forte dal vostro Giappo Gamer. Per il momento è tutto, matane e ai prossimi episodi.